Oh, chi è venuto a visitare Lally Town? Un mostro antistress! Lui e Olaf avranno molto di cui parlare. Aggiungi una base per parrucca. Questo pupazzo di neve è alla moda. Wow! Olaf è stufo e ha deciso di fermarsi dalla parrucchiera sulla via del ritorno. Il restyling ha davvero migliorato il suo umore. Sceglierò qualcosa di speciale per te. Un paio di rametti? Non è molto. Dobbiamo usare le parrucche. Che ne dici degli chignon? No, non mi piacciono. Forse un bob? Oh no! Serve qualcosa di pazzesco e non noioso. Un'acconciatura antistress. Oh, mi sta bene! La parrucchiera conosce bene il suo lavoro. Prendi pezzi di un blister. Fai dei cappi con della gomma piuma. Mettili su un foglio di cartone con motivo floreale. Coloriamo! Questa pianta poppit arcobaleno è davvero speciale! Il giardinaggio è l'attività preferita di Anna. Potrebbe passare tutto il giorno qui. L'irrigazione e la potatura sono molto utili per le piante. Wow, sono venuti a trovarci dei cervi! Hanno mangiato tutti i cespugli. Tutto il mio lavoro è andato sprecato. Come avete potuto farlo? Dopo aver visto che è sconvolta, un cervo le porta un poppit. È un giocattolo molto divertente ed è molto rilassante. Anna ed Elsa stanno spulciando i documenti del regno. Sono stanca di lavorare su queste scartoffie e questa pila non si riduce mai. Signorine, perché siete tristi? Ho un'idea! Cosa c'è dentro questa scatola misteriosa? Olaf, piccolo imbroglione, smettila di giocare! Quel pezzo ci serve! Piega il pluriball. Sigilla i bordi. E il cuscino è quasi pronto. Dobbiamo solo riempirlo di imbottitura. Fai un materasso allo stesso modo. Olaf si sta già godendo il materasso fatto di pluriball. Non vedo l'ora che arrivi il momento di andare in spiaggia. Dobbiamo preparare la valigia. Avrò bisogno dei vestiti più belli. Questo è per i cocktail party. E con questo ballerò fino all'alba. Tutti i voli sono cancellati a causa maltempo. Oh, ma perché? Queste notizie mi stressano. Anna, cos'è successo? Perché piangi? La mia vacanza è rovinata. Ho qualcosa per una situazione come questa. Queste bolle sono così divertenti da far scoppiare. È davvero rilassante. Saltiamo sul letto insieme. Una battaglia di cuscini può fare miracoli. Sì, è super divertente! Quando arriva l'inverno, Anna diventa triste. C'è così poca vegetazione rimasta, ma ho salvato questo vaso di fiori. Mi manca tanto il caldo. Anna, la primavera sta arrivando e la mia magia può tirarti un po' su di morale. Wow! Taglia l'erba. È bello respirare l'odore delle piante. Anche Olaf è stato felice quando ha visto l'erba. Delinea un fiocco di neve su un involucro di plastica usando un modello. Riscalda uno strumento di modellazione e modellalo in questo modo. Il fiocco di neve è strutturato e circondato da strisce di gomma piuma. Dipingilo di un colore freddo. Brr, sembra fatto di ghiaccio. Elsa è andata da un terapista. Non ho abbastanza pazienza per governare il regno. Siediti. Thank you. Dimmi di più. Non riesco nemmeno a sdraiarmi. Tutto mi infastidisce. Non riesco a concentrarmi. Aspetta, ho una soluzione. Fai scoppiare queste bolle. Aiuta davvero. Ok. E questi poppit eterni? Ok, usiamoli insieme e continuiamo la nostra sessione. A Elsa è piaciuta questa idea. Finalmente i miei nervi sono a posto, grazie. Sei un grande terapista. Bye. Elsa ha creato un'intera tempesta di neve con la sua magia.
copri una ciotola per animali. Aggiungi uno strato di colla e cospargi di glitter. Gli orbis diventano più grandi quando si impregnano d'acqua. Riempi di liquido e voilà! Il bagno è pronto! Anna è andata in una spa. Cosa mi puoi offrire? Voglio i migliori trattamenti. Saremo subito da te. Si siede sul divano e cerca di ammazzare il tempo leggendo riviste e si è persino addormentata. Ma questa attesa è infinita! Accidenti, quanto tempo devo aspettare? Il servizio clienti è terribile! I nostri clienti se ne vanno sempre soddisfatti. Puoi sempre fare un bagno antistress. Wow, ho sempre sognato di nuotare nelle bolle! Oh, che bello! Sono al settimo cielo! Possiamo usare le spugne non solo per lavare i piatti. Che ne dici di fare un trono? È una scelta insolita, vero? Un paio di cavallucci marini serviranno da schienale per il trono. Fai le gambe con una spugna. Aggiungi i braccioli. Che splendido trono! Ciao, ti sono mancato! Proverò tutte le cose nuove! Governare un regno non è un compito facile, ma è ancora più difficile stare su un trono di ghiaccio per ore. Elsa si è lasciata così trasportare dalla lettura che non si è accorta che la schiena ha iniziato a farle male. Oh, la mia schiena! Olaf! Sono qui! Wow! Cosa c'è che non va? Mi fa male la schiena a causa del trono! Olaf ti salverà! Aspetta un attimo! Il pupazzo di neve le porta un nuovo trono! Wow! Siediti! Oh, cos'è? Spugne? È davvero morbido! Questo trono ortopedico è un vero toccasana per la mia schiena! Elsa si è così rilassata che si è addormentata! Ehi, vostra altezza! Sembra che si sia addormentata! Coprirò questa bella addormentata con una coperta! Delinea un tavolo sul cartone spesso. Taglialo seguendo i contorni. Un pezzo rettangolare sarà il ripiano del tavolo. Taglia dei pezzi dai libri da colorare. Copriranno l'intero tavolo. Colorare è super divertente, vero? Proviamo a colorare i mobili. Taglia i pastelli, così sarà più facile colorare per le bambole. Fuori è iniziata una tempesta di neve. È così forte che è difficile stare in piedi. Brr, il tempo è orribile. Tutta questa neve mi stressa. Devo tornare a casa a scaldarmi. Presto! Anna si toglie i vestiti bagnati e decide di colorare per rilassarsi. Tratto dopo tratto, tutti i suoi problemi se ne vanno. Oh, il mio tavolo preferito! Colorare è meglio che meditare! Avremo bisogno di un ventilatore. Cannucce di carta, venite qui! Tagliale! Oh, basta una piccola brezza per farlo muovere! Elsa e Olaf si stanno rilassando nel parco mangiando un gelato. È uscito il sole. Il caldo è insopportabile. Oh, il mio gelato preferito. Non me lo sono nemmeno gustato. Olaf è davvero sconvolto. Andiamo a fare una passeggiata in un posto più fresco. Incontrano un venditore di palloncini sulla strada. Vuoi comprare qualcosa? Sì! Olaf ama la brezza. Voglio questo ventilatore! Thank you! Ritaglia l'etichetta per un barattolo di vetro. Mmm, questo miele è delizioso! Aspetta, o è melma? L'orso ha sentito il profumo e ha mangiato l'intero vasetto. Un animaletto carino è diventato un antistress! Che giornata meravigliosa! La passerò a leggere vicino alla finestra. Ma era solo l'inizio. All'improvviso sente un tuono e vede un fulmine. E inizia a piovere a dirotto. Oh mio Dio, è così spaventoso! Ah, cosa faccio? Vediamo, forse c'è qualcosa nel cassetto. Oh, l'orsetto! Lo abbraccio così mi calmo.
Anna si distrae e non si accorge nemmeno che la tempesta è finita. Un arcobaleno appare fuori dalla finestra. Il sole ha ripreso a splendere. Amo questo tempo! Oh, chi ha aperto una discoteca di spugne da trucco? Dipingile di bianco. Disegna gli occhi. Aggiungi un sorriso. Questi bottoni neri sono carini. Olaf ha trovato un amico. Elsa non riesce a dormire. La povera ragazza ha provato a leggere e a contare i fiocchi di neve, ma non riesce proprio ad addormentarsi. Forse dovrebbe chiamare Olaf. Pupazzo di neve, potresti leggermi una fiaba per aiutarmi ad addormentarmi? Ok. Ha funzionato! Finalmente Elsa si è addormentata. Questo soffice pupazzo di neve può tenerla d'occhio da qui. La regina delle nevi ha dormito fino al mattino. Oh, che tenero pupazzo di neve! Adesso leggo io per te.